Il dato c'è, sono oltre 11.000 i cittadini stranieri ad Arezzo ed è per questo che il Comune si rimbocca ancora una volta le maniche e si mette al lavoro con un progetto insieme ad altri soggetti. Di che cosa si tratta? Ritrovarsi altrove. Il Comune si mette sia a disposizione di soggetti che hanno proposto e che attuano questo progetto, che sono Oxfam Intercultura e l'Associazione Migrantes. Il progetto è finanziato dalla Regione Toscana e oltre al Comune altre istituzioni, in particolare la Prefettura e la Scuola, dato che il tema della coesione sociale tra autoctoni e migranti è condiviso come prioritario da tutte le istituzioni nel nostro territorio, questo è particolarmente evidente. Progetto rivolto ai giovani, i numeri che ha dato riguardano la popolazione generale, 11.000 i cittadini stranieri ad Arezzo, i giovani nelle nostre scuole, nelle elementari e le medie, sono il 18%. Che cosa prevede il progetto? Quali sono i punti cruciali? Allora, il progetto si articola su tre linee fondamentali. Una che appunto vede proprio l'interazione tra enti pubblici e privati presenti nel nostro territorio che operano a favore dei migranti, in particolar modo la messa a protocollo di una procedura di accoglienza e orientamento per i minori ricongiunti. Questo significa che appunto le azioni si svolgeranno in prefettura e presso i centri per l'integrazione, in cui i genitori dei ragazzi ricongiunti riceveranno appunto un orientamento ai servizi del territorio e non solo. La seconda linea di azione sarà all'interno delle scuole, infatti saranno previsti percorsi di facilitazione linguistica in cui i ragazzi neoarrivati potranno apprendere l'italiano anche attraverso una modalità molto partecipativa, la mediazione linguistica per parlare con i genitori e con il ragazzo qualora ci siano difficoltà appunto linguistiche da parte degli insegnanti all'interno della scuola, e poi una linea di azioni extrascolastiche. Le azioni extrascolastiche vedranno appunto l'attivazione di due doposcuola per minori neo arrivati nel nostro territorio, un percorso di formazione per peer educator e dei laboratori di arti grafiche, pittoriche e musicali che vedranno la partecipazione di ragazzi stranieri presenti nel nostro territorio da più tempo, ma anche di ragazzi aretini, e questo verrà attivato anche attraverso altre associazioni, non solo quelle che hanno proposto il progetto, quindi vedrà una collaborazione con altre associazioni del nostro territorio. Qual è il ruolo della prefettura in questo contesto? La prefettura si mette a disposizione in questo progetto utilizzando il momento delle pratiche relative al ricongiungimento familiare, che devono essere fatte necessariamente in prefettura, per realizzare un colloquio di approfondimento insieme alla mediazione sociale, prima con i genitori e soprattutto con i genitori, affinché possano essere orientati per il cammino che farà il proprio figlio. Ma non solo per questo, anche per, come dire, approfittare di questo momento per prefigurarsi da parte di questi genitori che hanno agognato tanto il ricongiungimento con i propri figli, che magari sono separati da tempo, quelle che potranno essere le difficoltà in momenti di crisi di questa riunificazione familiare. Cosa i propri figli si aspettano dall'arrivo nel nostro paese, quali sono i loro progetti, cose che probabilmente questi genitori non sempre conoscono. Quindi utilizzare questo colloquio di approfondimento, da fare necessariamente con l'aiuto della mediatrice sociale, per poter preparare loro e preparare anche il nostro territorio all'arrivo di questi ragazzi, che quindi possano trovare meno difficoltà di quelle che in qualche maniera trovano in questo momento e che determinano quindi l'abbandono, il ritardo scolastico, le situazioni che ci troviamo a dover affrontare adesso. Collaborazione anche da parte dell'Associazione Migrantes, di che cosa vi occuperete e dove lo farete soprattutto? L'Associazione Migrantes si occuperà della realizzazione del corso per peer educator e di due doposcuola. Migrantes già da tempo ha un suo doposcuola fatto da volontari e grazie al progetto potremo sistematizzare un po' queste attività, e uno dei corsi sarà fatto quasi sicuramente dalla Cassa delle Culture, un altro corso stiamo ancora cercando una collocazione, speriamo di poterlo fare presso una società sportiva in modo da poter offrire ai ragazzi sia ragazzi non arrivati sia un momento di sostegno allo studio ma anche un momento di integrazione attraverso lo sport. Il corso per tutor di comunità, quindi per peer educator, è un corso invece rivolto a ragazzi stranieri che hanno già fatto qua in Italia un lungo percorso, spesso anche
hanno completato un percorso di studi, sono studenti universitari o delle superiori, e che possono essere quindi un sostegno importante per i neoarrivati, perché loro già ci sono passati, no? Già hanno esperienza, già hanno vissuto quello sradicamento dal loro paese, e quindi possono aiutare e sostenerli nel percorso di inserimento. Inoltre questi ragazzi verranno formati attraverso visite a servizi sociali, a servizi del territorio, sia pubblici che privati, prevalentemente di comune ASL, in modo che possano diventare un sostegno, un riferimento anche per le famiglie che si troveranno ad affrontare dei nuovi bisogni, essendo famiglie che si ricompongono dopo molti anni, affrontano una situazione nuova qui in Italia, a cui non sono in genere preparati, insomma.